Negli ultimi periodi, più o meno negli ultimi direi 4 anni, si è molto parlato delle relazioni e dell'amore. Si è molto scritto, in molti si sono esposti, hanno detto verità, dato suggerimenti, consigli. Ma credo che tutto quello che è stato detto fino ad oggi sia assolutamente funzionale e assolutamente utile, ma che forse ci può essere una verità che va oltre quello che è stato detto e scritto riguardo all'amore. Che cosa intendo dire? Si è detto e scritto molto riguardo alla relazione come terreno fertile per evolvere come individui e poi appunto come coppia. Si è parlato molto di relazioni come terreno su cui mettersi alla prova, come luogo in cui poterci osservare attraverso lo specchio che l'altro ci rimanda. Si è detto dell'amore che deve essere un qualcosa, attraverso il quale ognuno di noi può fare il suo percorso di crescita. Tutto vero, ma la domanda che io mi sto ponendo ultimamente è: e se non fosse così? E se non ci fosse nulla da cambiare, nulla da vedere attraverso l'altro, nulla da migliorare? E se ci spostassimo da un piano più alto, dove è già tutto perfetto, già tutto è come deve essere, forse anche noi come individui potremmo permetterci di essere esattamente ciò che sono e anche le nostre relazioni potrebbero essere esattamente così come sono, senza l'ansia di dover cambiare, di dover migliorare, di dover fare qualcosa di diverso ma semplicemente rilassandoci e permettendoci di manifestare l'essenza che stiamo manifestando in quel momento esattamente così com'è. Perché tutto, se visto da un piano più alto, è già perfetto e non c'è nulla che debba essere migliorato, nulla che debba essere cambiato. Perché alla fine, nulla nella creazione è sbagliato. È tutto già perfetto. È fatto come opera di Dio. E Dio non sbaglia, quindi non c'è nulla che debba essere cambiato. L'amore è già come deve essere. E forse amare è semplicemente stare con amore in quello che c'è.